un fondo di 1 milione di euro messo a disposizione dalla Giunta regionale per la valorizzazione e la tutela del territorio montano abruzzese. Lo ha annunciato l'assessore al lavoro e agli enti locali Pietro Quaresimale nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Pescara della Regione Abruzzo. L'assessore ha illustrato l'avviso pubblico destinato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti, unione di comuni e aggregazione di comuni presenti nelle zone montane. L'obiettivo, spiega l'assessore Pietro Quaresimale, è ridurre il fenomeno dello spopolamento attraverso incentivi e iniziative specifiche rivolte alla popolazione residente. Fondi per le attività commerciali e artigianali, ad esempio, o per la ristrutturazione di immobili, progetti per l'inclusione sociale e l'eliminazione di barriere architettoniche per favorire l'accesso alle strutture pubbliche. I candidati dovranno presentare un progetto complessivo che sarà esaminato successivamente da una commissione tecnica.